Benvenuti a Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Buongiorno Ettore. Ciao Giorgia. Diciamo, sembriamo i Blues Brothers con gli occhiali vero, dal sole, ma d'altronde Belluno ci sta regalando delle giornate meravigliose. Eh sì, vero. Senti, la pianta che andiamo a vedere oggi, a imparare, a conoscere oggi, è una pianta che nell'antichità, tu mi dicevi, serviva per scacciare il diavolo. Fra gli infiniti rimedi magici, consigliati dai medici medioevali, c'era anche la pianta che vediamo nelle immagini e che Carlo Linneo ha voluto classificare con il nome di Hypericum montanum. A quei tempi era comunemente usata come amuleto, capace di allontanare o tenere lontani gli spiriti malefici. A questo scopo la pianta veniva appesa fuori delle case, portata addosso come amuleto, oppure appesa a capo del letto per assicurare un sonno sereno. Per questo la gente contadina la definiva caccia diavolo. In realtà, come altre sue conspecie, l'Hypericum montanum contiene, in particolare nelle sommità fiorite, una sostanza chiamata ipericina, che ha dato origine a tutte queste credenze. Si tratta di un pigmento di colore rosso sangue che emana un odore viroso, simile a quello dell'incenso, e che ha causato la credenza che cacciasse i diavoli. Tale pigmento è comunque capace, per la sua azione antinfiammatoria, di cacciare veramente i diavoli derivanti dalle ustioni, anche le più serie, tanto che gli speziali usano la pianta tuttora per realizzare l'ormai celebre olio di iperico contro le scottature. Ettore, dove possiamo trovare questa pianta? Ma guarda, il nome stesso te lo dice, montanum vuol dire nei monti, cioè nella zona prettamente montana della nostra provincia, tra i cespugliame, ed è una pianta inconfondibile. Esteticamente presenta il fusto eretto, che può allungarsi anche per una sessantina di centimetri, e le foglie sono opposte e sessili di forma, da ovale ad ellittica, con evidenti nervature in fitto reticolo. I fiori hanno i sepali ottusi e i cinque petali di una bella colorazione gialla, con delle punteggiature nerastre. Si tratta di una pianta presente in tutta l'area europea, nell'Asia sud-occidentale e perfino nel nord del continente africano. In Italia si trova sia sull'arco alpino sia lungo la dorsale pirenaica fino all'Abruzzo. Il nome dato al genere, almeno secondo alcuni autori, deriverebbe dal greco e letteralmente significa «io scaccio le immagini, le ombre, allontano gli spiriti». Il grande naturalista Carlo Linneo, invece, gli attribuisce una etimologia diversa, facendo derivare il nome, sempre dal greco, da «hyper», che significa «sopra», e «eikos», che vuol dire «somiglianza». E questo perché sui suoi petali è visibile un elemento simile ad un'immagine. Quello della specie, invece, indica il suo ambiente di crescita. E anche per oggi è davvero tutto. Ci ritroviamo alla prossima puntata di Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Via, diavolo. Ciao Giorgia, dai.